Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi oggi voglio fare con voi un tutorial per un problema che purtroppo si sta riscontrando sempre di più tra i giocatori di Fortnite. Qual è il problema? Il problema ragazzi è il fastidiosissimo bug, oh la miseria, il fastidiosissimo bug della chat vocale. Che cosa vuol dire? Vuol dire ragazzi che potrebbe capitarvi, è già capitato anche a me, che da un momento all'altro la chat vocale di gioco non funziona più. Quindi ragazzi, anche se noi andiamo nelle impostazioni della chat vocale e andiamo a vedere che la chat vocale è attivata, quindi questa voce che sto iconizzando con il giallo è su sì, in realtà non funziona. Ci sono diversi tipi di bug. Voi potete parlare ma non sentire gli altri e loro vi sentono. Voi siete totalmente buggati, quindi sia che parlate non parlate e non sentite la chat vocale, o altrimenti, no, sono solo due, o altrimenti voi sentite gli altri ma non potete parlare. Ci sono un sacco di tutorial in giro, ma io ragazzi non ne ho trovato utile neanche uno, non sono proprio riuscito a risolvere. C'è chi dice di andare sul controller e mettere costruttore veloce e poi piattaforma controller PlayStation 4, riavviare il gioco, fare un po' di volte sì e no su chat vocale, aspettare un minuto. Sono tutte cose che ragazzi, sì, potrebbero anche sbuggarvi la chat vocale, dovete essere fortunati, ma non è garantito al 100% che la chat vocale venga sbuggata. Quindi ragazzi, per evitare di reinstallare tutto il gioco, il procedimento da fare è molto delicato ma anche molto molto semplice se seguite il mio tutorial. Chiudiamo Fortnite. Innanzitutto Fortnite deve essere chiuso. Apriamo Windows. Da Windows, dove c'è cerca programmi e file, scriviamo regedit, ok? È il registro di sistema, ragazzi. Si apre il, come quello che vedete quando vi faccio vedere il, e chiudere il codice anche qua. No ragazzi, questo è, aspetta un attimo, sì, il registro di sistema ragazzi. Come vedete ci sono delle chiavi là in alto che ci devono interessare. Si deve andare nella chiave HK current user, sezione software, apriamo la cartella software, cerchiamo la cartella Epic Games. Da qui ragazzi possiamo cancellare questa chiave di registro premendo semplicemente su canc, la cancelleremo, non vi preoccupate. Si va avanti, si va nella local machine software, stesso discorso di prima, non è nella local machine ma è nella user HK user. Nella parte HK user si fa CTRL F in modo che si apre la finestra per cercare, scriviamo Epic Games, clicchiamo cerca, lui ci apre questa cartella che a noi non interessa, vedete Discord bla 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 default icon shell, lui qua legge praticamente questa qua che vi sto evidenziando, default, se vi spostate a destra di Epic Games, non ci interessa questa. Ci interessa, scendendo, questa cartella di Epic Games, dove c'è dentro la Unreal Engine. Eliminiamo anche questa, ragazzi, quindi clicchiamo su Delete, possiamo cancellarla tranquillamente, sono file che il gioco rigenera ogni volta che lo avviamo, quindi una volta che avremo cancellato anche questa chiave di registro, io vi consiglio di riavviare il PC, accendere Fortnite, vi chiederà il gioco se volete le migliori best setting per il vostro PC, voi gli dite sì, andiamo di nuovo, ve lo faccio vedere, nei best setting che lui vi farà aprire,
probabilmente la chat vocale sarà disabilitata, quindi dovremo tornare nella sezione dell'audio delle impostazioni di gioco e settare la chat vocale nuovamente. Vi do un consiglio: dopo che avete cancellato le due cartelle nel registro che si chiamano Epic Games, che avete riavviato il PC e che avete aperto Fortnite, adesso vi faccio vedere, ve lo faccio vedere non appena si apre, in modo che sia più chiaro anche per voi. Un momento solo. Quando entriamo, come vi stavo dicendo, nelle impostazioni di gioco, voi troverete probabilmente tutte queste voci riportate come sono di default, quindi la chat vocale che sarà su no la metterete su sì, e vi consiglio di lasciare di default il dispositivo in ingresso della chat vocale, in modo che lui va a richiamare delle cose nel PC. Se voi avete le cuffie come dispositivo dove ascoltate la musica, quello che c'è sul PC, lasciate dispositivo in ingresso chat vocale il default. Se invece poi utilizzate un microfono, quindi dispositivo di output chat vocale, potete tranquillamente inserire il vostro microfono. Vi consiglio di togliere il PTT se non volete che ogni volta venite mutati, quindi basta che lo mettete su no, avviate una partita, dovrebbe sbuggarsi il gioco. Se non vi succede, ripetete la procedura. Andate tranquilli, per me e per altri utenti ha funzionato. Beh ragazzi, questo era un bel video tutorial che spero possa risolvere un po' di problemi a chi ha il bug della chat vocale. Vi ringrazio tantissimo per averlo guardato. Un bel pollicione in su, che non fa mai male. Iscrivetevi al canale, perché stasera, se arriviamo a 77.000 iscritti, domani c'è il contest da 10 euro. Noi ci vediamo domani in live con i fan. Ciao!